il Fondo Diocesano Straordinario di Solidarietà si è inceppato, nel senso che molti destinatari dei prestiti a causa della crisi non riescono a restituire le somme ricevute e quindi a rimpinguare la cassa nata per aiutare le persone in difficoltà. A dirlo è il vescovo di Piacenza e Bobbio, Monsignor Gianni Ambrosio, tra gli intervenuti alle celebrazioni per i 40 anni della Caritas. Qui ha insistito sulla carità concreta. Ecco, questo circolo virtuoso si è un pochino inceppato, almeno per certi versi, però speriamo con l'aiuto di tanti di poter rinnovare il fondo stesso in modo da venire incontro a tante persone. In via Giordani 14 oggi è stato inaugurato il centro di solidarietà e samaritano e si è parlato naturalmente anche del preoccupante aumento dei poveri sofferto a Piacenza e poi dei passi avanti fatti dalla Caritas. L'attenzione, la prossimità, la sobrietà delle cose, anche il centro samaritano appunto dove abbiamo la possibilità di servire i poveri attraverso gli indumenti, i generi alimentari e quant'altro, vuole essere un luogo dove ospitare anche i giovani delle parrocchie, delle scuole per far toccare con mano cosa vuol dire non spreco, recupero. Ecco, questo quindi è un'occasione per riflettere e guardare in prospettiva. Il vescovo ha anche rimarcato la sensibilità dei piacentini in aumento le offerte di viveri e generi di prima necessità. So di una parrocchia, me lo diceva il parroco, vi erano 40-50 pacchi mensili per il mangiare, sono oggi raddoppiati, quindi c'è proprio anche questa esigenza, ecco, di poter venire incontro anche a problemi un po' di fame all'interno delle famiglie. Fondamentale, la carità, lo dice l'Apostolo Paolo, diventa operosa, diventa toccabile, vivibile proprio attraverso il gesto della carità. La fede non è un'idea bella su Dio o sul mondo. La fede è un atteggiamento fondamentale che coglie il cuore dell'uomo. Se noi accogliamo la carità di Dio in noi, e allora noi diventiamo operatori di carità verso i nostri fratelli.